Ed eccoci ad Eire Bulgaria, che consente, seppure sul piano soltanto della matematica, a Leire di continuare a sperare. Ha vinto per 3-0 Leire, battendo la Bulgaria, e stiamo per vedere l'azione di un gol annullato a Grealish, che si rifarà comunque più avanti. Ecco, per fuorigioco rilevato dall'arbitro Einbeck della Germania Democratica, questo gol è annullato. In maglia verde Leire, che si è imposta per 3-0, passando per la prima volta al 40° minuto. Intanto qui assistiamo a una replica della Bulgaria, un tentativo offensivo dei bulgari che mette in seria difficoltà il portiere Payton, che si salva abilmente riuscendo a deviare la palla di quel tanto per mandarla oltre il fondo. Viene invece il gol definitivo ad opera di Martin al 40° del primo tempo, un'azione promossa da Brady, che apre sulla destra, il controllo del pallone, il diagonale, un'incertezza di Goranov, ed è il gol dell'1-0 per Leire sulla Bulgaria. Vediamo il diagonale nella ripetizione da altro angolo di ripresa. Nella ripresa l'Irlanda avrebbe molte opportunità per continuare a realizzare, segna intanto subito al primo minuto il raddoppio con Grealish, eccolo Grealish che fa in pratica tutto da sé sfruttando anche un rimpallo favorevole e realizza il gol del 2-0. Dopo questo 2-0, dicevo, l'Irlanda, Leire avrebbe avuto molte opportunità ancora per passare. Ecco il rimpallo e il bel tocco di Grealish, peraltro poi sull'uscita di Goranov. Ma è venuto in fondo soltanto un altro gol, il terzo, realizzato da Stapleton nei minuti finali della partita, intervenendo di testa su questo cross che abbiamo visto. C'è anche uno scontro col portiere Goranov, niente di grave per i due giocatori. Beh, il 3-0 per Leire. Rivediamo il cross dalla sinistra dell'attacco, il bel colpo di testa di Stapleton. 3-0 per Leire. E vediamo subito qual